Prima Fila Magazine. Oggi andiamo anche al Teatro Celebrazioni, la stagione prosegue con lo spettacolo Il marito invisibile, scritto e diretto da Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Benvenuta Marina. Grazie, buongiorno, ciao ciao. Allora Marina, due cose bisogna dire di questo spettacolo. La prima, di solito si racconta un po' la trama, la seconda invece qui c'è una particolarità davvero interessante che terrei dopo. Quindi la trama sono due amiche, insomma, che parlano tra loro e si scopre che una delle due ha fatto qualcosa di... che può sembrare agli occhi di una persona, tra virgolette, normale, qualcosa di strano. Io nello spettacolo sono Lorella, Maria Amelia e Fiamma, siamo due amiche di lunga data e ci sentiamo dopo tanto tempo. La chiamo io in realtà perché voglio raccontarle questa cosa meravigliosa, cioè che dopo tante peripezie sentimentali, dopo tante avventure fallite, dopo tante insomma storie d'amore disastrose, finalmente ho trovato l'uomo perfetto, che ha tutte le qualità del mondo, è sensibile, gentile, affettuoso, colto, divertente, virile, le ha tutte, insomma ha soltanto questa piccola particolarità che è invisibile. Che vuol dire che c'è comunque, cioè non è che non c'è, c'è, solo che non si vede, no? E ovviamente Fiamma pensa che io sia impazzita e pensa che Lorella sia impazzita e quindi insomma comincia così la nostra commedia che poi porterà questo uomo invisibile insomma ad avere un'evoluzione delle nostre vite che non posso raccontare adesso perché spoilererei, perché c'è anche un po' una vena thriller diciamo dentro. Diciamo che la cosa particolare che avrebbe fatto sospettare che si trattasse di qualche cosa, che si potesse trattare di qualche cosa di irreale, appunto come un uomo invisibile, poi vedremo se sarà visibile o invisibile, ma è il fatto che lo hai descritto come l'uomo perfetto che non esiste fondamentalmente. Perché... già qui uno potrebbe obiettare, cioè uno così può essere solo invisibile. Sì, beh, certo, uno può pensare, però in realtà io lo difendo il mio Lucas, perché è solo che non si vede, ma tutte le altre qualità sono veramente vere, cioè proprio lui è così, insomma, è potente, è un uomo perfetto, e ce l'ho io, insomma, vabbè, che non si veda in dettaglio, insomma. Però c'è. La particolarità numero due di questo spettacolo è, diciamo, l'innovazione del racconto. Ora, abbiamo tutti vissuto la pandemia, il lockdown, siamo stati a casa, abbiamo video chattato, c'è anche chi ha imparato a usare questi mezzi di comunicazione, a video chattare, a video parlare, a partecipare alle riunioni a distanza. Ecco, il vostro spettacolo è il primo spettacolo teatrale in cui voi siete in video chat, cioè ci siete sul palco. Sì, ci siamo. Siamo in carne ed ossa sul piano del palcoscenico e poi siamo proiettate nelle nostre conversazioni online su due schermi che stanno sopra di noi, quindi la gente vede il piano reale, che è quello del palcoscenico, che in realtà sembra più irreale perché è uno sfondo tutto blu, quindi sembra quasi più astratto, e poi ci vede negli schermi come ci vediamo noi stesse dentro i nostri computer, quindi con la nostra scenografia, che è in questo caso una scenografia virtuale, io nella mia camera da letto e Fiamma nella sua cucina. E noi, piccola particolarità, siamo sul palcoscenico ma non ci guardiamo mai perché siamo divergenti, ognuno ha la sua metà del palcoscenico democraticamente, ma guardiamo dentro gli schermi. Quindi noi come attrici non ci guardiamo mai, ma siamo totalmente in relazione, insomma, ci sentiamo, riusciamo anche a improvvisare. Beh, è molto interessante, stavo riflettendo sul fatto che qui ci sono tantissimi piani, c'è la realtà che diventa virtuale, il virtuale che diventa reale, un'evoluzione, diciamo, nel racconto e nella messa in scena, nella drammaturgia, che secondo me è molto interessante. Sì, anche una bella riflessione, insomma, sulle nostre relazioni, su dove stiamo andando con le nostre relazioni, su come le stiamo vivendo. È vero che abbiamo avuto una pandemia, però insomma il virtuale e il reale già avevano già iniziato a mescolarsi. Diciamo che con la pandemia ha avuto un senso il fatto di vedersi a distanza, perché sennò non ci saremmo proprio visti, no? E quindi anche le generazioni più adulte, diciamo, che magari non facevano tanto uso della tecnologia o delle videocall, hanno imparato a farle e ne hanno anche tratto beneficio. Anche mia mamma, che è un'oltre ottantenne, insomma, gli ho messo lì un iPad con solo il tastino della videocall e riesco a vederla, no? E questa cosa me la porto dietro adesso anche quando sono in tournée, quindi riesco comunque a sentirla. Questo è un punto a favore della tecnologia. Però è anche vero, appunto, che le relazioni a volte vengono surrogate, no?
dal virtuale, quelle vere, insomma, quindi bisogna stare un po' attenti. Noi ovviamente uno spettacolo non è che dà delle risposte, ma pone degli spunti di riflessioni su questo, su come sono i nostri desideri, su come riusciamo a porli, a identificarli, a individuarli, no? E poi c'è il marito in carne ed ossa, visibilissimo, di Fiamma, che in realtà come presenza è più visibile dell'altro, ecco. Guarda, mi verrebbe da chiudere l'intervista sul fatto che appunto alle volte si tende a rimanere nel virtuale e non ritornare nella realtà, mentre invece abbiamo imparato, secondo me, proprio dalla pandemia, dal lockdown, che ok, le macchine, il virtuale può essere un aiuto, però poi ci serve la nostra fisicità, la nostra presenza, la socialità, così come il teatro è diciamo una forma di spettacolo che è irrinunciabile e intrasformabile, non so come dire, va fatta lì in un luogo insieme col pubblico, gli attori, gli artisti. Sì, è un modo di stare insieme fisicamente, non solo per il pubblico, ma per pubblico e attori, uno scambio reale, energetico, che come dicevi tu non può essere assolutamente surrogato. Allora, l'appuntamento con Maria Amelia Monti e Marina Massironi, che è stata con noi, lo spettacolo Il marito invisibile, scritto e diretto da Edoardo Erba, al Teatro Celebrazioni di Bologna, 18-19 novembre, ore 21. Marina, grazie davvero. Grazie, venite, vi aspettiamo, ci divertiamo, ciao.